Nei tre precedenti video sulla siciliana Nydorf, Idee per il Nero, ci siamo essenzialmente dedicati a idee tattiche, ma come vi dicevo, la Nydorf è anche una linea fortemente strategica. Vediamo in particolare alla sesta mossa quando il bianco gioca alfiere E2. Questo è l'approccio di Karpov. Il bianco vuole semplicemente completare lo sviluppo prima di iniziare operazioni attive in qualsiasi parte della scacchiera. È un'idea per giocatori forti, è stata usata da grandi maestri quali Leko, Shirov, Anand. Evita quindi le linee taglienti, complicate, si basa essenzialmente sulla maggior comprensione strategica del bianco e sulla possibilità di sfruttare le inevitabili debolezze nella struttura pedonale del nero. Quindi, se diciamo, vi ritenete capaci di sfruttare le battaglie delle strutture pedonali medio gioco oppure i tipici finali che ne derivano, allora questa variante alfiere 2 fa per voi. Questa è la partita Leko-Shirov. Una partita storica nel 2002, ovviamente E6 ci porta in una struttura Scheveningen, ma E5 è la Nydorf, giocata appunto col nero da Shirov. Cavallo B3, la ritirata più popolare, alfiere E7. Ora a questo punto il bianco ha proseguito con arrocco, però devo fare una prima deviazione, diciamo così. Una discussione teorica su una linea interessante, alfiere G5. Alfiere G5 è una linea, un'idea introdotta da Kramnik contro Anand ed è estremamente interessante. L'idea è molto semplice: visto che la battaglia è imperniata sulla casa D5, perché non eliminare quel cavallo F6? L'idea è molto semplice, ma non è poi tanto giocata. L'idea successiva del bianco è quella di giocare donna di 3 e arrocco lungo, ma adesso lo vedremo. La prima tentazione per il nero è quella di proseguire in stile Nydorf, quindi cavallo BD7, però si interpone con l'alfiere C8. Vediamo un seguito, ad esempio A4, B6. Alfiere C4, il bianco ha il tempo per riposizionare quindi l'alfiere, controllare la casa D5, alfiere B7, donne 2 ed è ovvio che il bianco è in vantaggio grazie al maggior controllo sulla casa D5, poi dopo segue torre B1. Pertanto, la mossa migliore invece di cavallo BD7 è sicuramente alfiere E6, quindi lottare immediatamente per la casa D5, quindi utilizzare l'alfiere Campochiaro per questo genere di battaglia. Vediamo il seguito. Alfiere per F6, questa è l'idea di Kramnik per quindi indebolire la casa D5. Alfiere per F6, donna D3, prepara l'arrocco lungo. Dunque, personalmente preferisco giocare arrocco corto, arrocco, seguita da donna B6. Qual è l'idea? Quella di diciamo, cedere il pedone D6 e cambiarlo con il pedone F2. Se il bianco difende il pedone F2 con torre HF1, o proseguo con torre D8, che è solida, oppure con cavallo C6, un sacrificio posizionale del pedone D6, cosa che capita abbastanza spesso quando si ha il pedone arretrato in D6. Al di là di questa mia preferenza personale, diciamo una mossa molto giocata è cavallo C6, però cavallo C6 mi lascia delle perplessità. Perché? Dopo arrocco lungo, che cosa può fare il nero? Allora, se gioca cavallo D4, c'è una sequenza forzata. Cattura, cattura, cavallo D5, cattura, cattura,
com'è la situazione? Alfiere di colore contrario, però l'alfiere del nero è limitato nei movimenti del proprio pedone D4 e D6. Io credo che il bianco abbia mani libere sul lato di re in questa posizione, quindi secondo me il bianco è un vantaggio e pertanto non mi piace. Altra alternativa invece di cavallo D4 è ovviamente alfiere 7. Come giocato appunto da Anand contro Kramnik, è ovvio che il nero soffre, però spera che con la coppia degli alfieri di poter recuperare qualcosa, anche se c'è poco da fare, il bianco piazzerà un pezzo in D5. Anand riuscì a pattare contro Kramnik, ma io non sono Anand, ecco perché non gioco in questa maniera. Bene, quindi vi ho mostrato questa linea per indicare una possibile alternativa per il bianco. Il bianco che in partita, ripeto, ha giocato al rocco corto all'ottava mossa, e anche qui Shirov ha giocato a rocco corto, che è una mossa considerata quasi d'obbligo. Ci sono alcuni libri, per esempio il libro di Palliser sulla Nydorf, che non evidenziano altre alternative, ma se andiamo a vedere il repertorio di Kasparov, vediamo che Kasparov giocava sempre alfiere 6, cioè ritardava l'arrocco. Fedele al principio, arrocca se vuoi, non se puoi, arrocca se devi, non se puoi o se vuoi, cioè in pratica perché arroccare subito? È meglio lottare per il centro, è meglio lottare per la casa G5 subito. E quindi, ad esempio, se ora il bianco prosegue con F4, il nero può proseguire con Dona C7 in maniera tale da fare alfiere C4, oppure se il bianco gioca alfiere 3, cavallo BD7, cioè continuare, diciamo così, per esempio A4, Dona C7, cioè sviluppare i pezzi e preparare alfiere C4 con calma a roccare, non vedo tanta fretta, esattamente come giocava Kasparov. In partita però Shirov ha giocato a rocco corto, alfiere 3, il bianco sta sviluppando in modo naturale i suoi pezzi, preparando donna D2, A4, A5 per irrigidire la struttura pedonale del nero sul lato di donna. Ripeto, questo era il setup preferito da Karpov, ma anche da tanti giocatori come appunto Anand, come altri campioni del mondo. Quindi è un setup molto pericoloso, insidioso, posizionale, lento, ma pericoloso per il nero. Il nero deve reagire bene. Vedere Shirov in azione è, ritengo, molto istruttivo. Alfiere 6, donna di 2, ora il bianco, la prossima mossa del bianco sarà A4, il nero potrebbe provare a fare B5, ma reputo rischiosa da un punto di vista posizionale questa spinta, perché dopo A4, B4, questa è una... È una manovra che è stata giocata, ecco, cavallo per E4, donna scacco, donna B4. Questa è una variante che è stata giocata varie volte. Ci sono degli esempi celebri, per esempio Geller. Però sinceramente l'alfiere camposcuro del bianco a me sembra assolutamente dominante in questa posizione. La torre A8 in difesa non è, non mi piace personalmente, preferisco la mossa giocata da Shirov per partita a questo punto, cioè cavallo BD7, e il bianco ovviamente ha fatto A4. Attenti, il bianco sta eseguendo il piano tipico di Karpov, che è una vera e propria stretta al collo
è proprio un cappio al collo del nero. Cioè, in pratica, il bianco con A4 ha impedito ogni espansione del nero sul lato di Donna. Al centro vuole controllare la casa D5 con entrambi i cavalli, con la manovra che ho disegnato con la freccia verde, cavallo B3, C1, D3, B4 e poi ribadire in D5. Attenti, se lasciate che il bianco realizzi questa manovra, siete nei guai, rovinati, perché sul lato di re di sicuro non avete controgioco, al centro nulla da fare, siete bloccati, sul lato di donna neanche, il nero è in crisi totale. Quindi guardiamo Shirov come reagisce, è molto istruttivo. Cavallo B6, una mossa che era stata prima giocata, poi abbandonata, poi ripresa da Shirov stesso. Questa è del 2002, questa partita che stiamo vedendo. A5, cavallo C4, ecco l'idea, quella di costringere il bianco a cedere la coppia di alfieri. Alfiere prende, attacca la torre. La salva, aumenta il grip sulla casa D5, torre C8 e una volta ritirato l'alfiere in C4 la torre svolgerà un certo ruolo attivo, per esempio andando in C4 per attaccare il pedone E4 che ricordo è un pedone chiave nella Neidorf. Ora a questo punto vi sono varie scelte per il bianco. Lei che ha giocato cavallo C1 introducendo appunto il piano di Karpov, cavallo C1, D3, B4, D5, però aveva delle alternative. L'alternativa più interessante, forse più moderna, è alfiere B6, guadagnare un tempo, cioè caccia la donna in E8, è la casa migliore, dopo vi spiegherò perché, e poi dopo fare cavallo C1. Comunque, devo dire che questa per esempio è una partita di Michael Adams, del 2010, finita Adams Nepomniachtchi. Nepomniachtchi è uno che nel 2010 aveva una ventina d'anni ed era già campione europeo, quindi stiamo parlando di gente con 2007 di Elo, eppure è finita patta. Quindi è un'idea interessante, ma non è che poi sia assolutamente vincente per il bianco. L'altra idea interessante è nuovamente alfiere G5. Questa merita un po' di discussione perché è una vecchia idea che ho trovato nella partita finita patta Janza Vokac nel 1982. Però questa idea è stata ripresa in una monografia di Romero, Mastering the Sicilian, è propagandata come un grande miglioramento per il bianco con grandi demolizioni per il nero. Io direi di dare un'occhiata a queste linee teoriche di questo libro. Dunque, praticamente il nero, secondo il libro, dovrebbe proseguire con alfiere 6. Allora, premesso che vi dico subito, non ho capito cosa c'è di male in torre C6, che difende il pedone in D6. Adesso capirete il motivo di questa difesa. Il problema è che dopo, quindi dicevo, dopo alfiere G5, alfiere E6, ecco, il libro prosegue prosegue, ecco questo suggerimento, prosegue in questa maniera. Dunque, vediamo l'idea. Il bianco può proseguire per esempio con alfiere per F6. Ok? Allora, segue cattura, quindi il nero praticamente sacrifica il pedone in D6, secondo il libro, in cambio di una attività dei pezzi. In che cosa consiste questa attività? Che dopo il cambio delle donne e il cambio di un paio di torri, ecco qua, re F8, torre di 8, torre di 8, il pedone in A5 è attaccato, quindi il bianco lo deve difendere. Secondo il libro, il nero ha compenso per il pedone sacrificato, perché ha la coppia degli alfieri, perché quel pedone in A5 è una continua debolezza, e quindi parità. Sarà pure vero, però è pur sempre un pedone in meno, insomma, fa un po' dispiacere.
Invece di alfiere per F6, il bianco potrebbe provare cavallo C1, però sempre il solito piano, il cavallo D3, B4 e così via. E qui il libro consiglia un interessante sacrificio posizionale, addirittura di qualità, non di pedone, ma addirittura di qualità. E dice che, sempre questo libro, Mastering di Sicilia, anche dopo B per C3, cavallo per E4. Una forchetta, diciamo, ha un attacco doppio all'alfiere e alla donna, quindi forzato alfiere per E7, donna per E7, donna E3, per esempio F5, F3, cavallo F6, e anche qua parità, il nero ha compenso per la qualità sacrificata. Sarà però in pratica qua abbiamo regalato in una variante un pedone e nell'altra qualità, forse mi sa che torre C6. Diciamo per esempio cavallo C1, questa è una partita del 2008, la posizione mi sembra abbastanza equilibrata. Comunque insomma è interessante, ecco, questa mossa alfiere G5 è, diciamo, in più punti di questa variante è sicuramente interessante. Bene, Lecco ha giocato invece cavallo C1 e ha concesso al nero, che è Shirov, di mostrarci in maniera brillante come risolve tutti i problemi di apertura del nero. D5, bella. E una botta sola risolve il problema del pedone arretrato, il problema della casa D5 e tutto quanto il resto. Vediamo che cosa. Qual è l'idea? L'idea è che se cattura in D5, se gualfiere B4, vedete quelle due alfieri sono fortissimi, e dopo alfiere B6, alfiere per C3, donna per C3, donna D6, ha gioco pari, perché tanto quel pedone, tra l'altro, in D5 cade rapidamente, è circondato e cade rapidamente. Quindi Lecco ha giocato alfiere B6, che è migliore. Donna E8. Ripeto, donna E8 è la casa migliore per il nero, l'ho detto pure prima, allora devo spiegare perché. Se gioca donna D7, segue B3, attenti, l'alfiere è intrappolato, D4 per dare una casa di fuga all'alfiere, cattura l'alfiere e qui adesso vi rendete conto che purtroppo il nero non può riprendersi il pezzo perché la donna in D7 è in difesa. Ecco perché è importantissimo giocare donna E8 praticamente sempre, in maniera tale da risolvere ogni problema di salvezza di quell'alfiere. Il bianco ha proseguito con E per D5, Lecco, alternativa cavallo per D5, cavallo per E4, cavallo per E7, donna per E7, donna E1, F5. Con posizione pari, questa è la partita Adams-Anand del 2011. Quindi, come vedete, sono linee giocate ad altissimi livelli. Quindi, dicevo, E per D5 ha giocato Lecco, alfiere B4 e la posizione la possiamo valutare come equilibrata perché. È vero, quel pedone in D5 sembra pericoloso, ma non avrà lunga strada. Viceversa, la coppia degli alfieri del nero è molto attiva, il nero ha pezzi attivi. Vediamo, il bianco ha proseguito infatti con D6, ha subito cercato di sfruttare quel pedone. Vediamo l'alternativa. L'alternativa poteva essere cavallo D3, ma è un'alternativa che non conduce a niente, cioè nel senso che porta solo una serie di cambi forzati, vediamo, alfiere per C3, cattura, 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 quindi forzato, tutto forzato, torre D7, attacca il pedone, lo difende, posizione pari, quindi non conclude niente, il piano standard. Del bianco, questo qui è il cavallo D3, quindi vedete che Shirov l'ha completamente annullato. Quindi dicevo, dopo alfiere B4, Lecco ha tentato di avanzare quel pedone, donna D7 lo blocca, cavallo D3 ripropone sempre il solito piano, però adesso cade il pedone, cattura
cavallo per b4, donna per b4. Beh, la posizione è equilibrata, però giustamente l'eco ha pensato, considerando che ho davanti a me Shirov, fire on the board, fuoco sulla scacchiera, uno dei più grandi attaccanti della storia degli scacchi, è meglio che semplifico un po' le carte in tavola, così la pattiamo subito. Cavallo e4, minaccia sia la donna che il cavallo f6, cattura la donna, scacco, intermedio, g per f, torre per d2, la colonna d è aperta, minacciatore d7, quindi Shirov controlla la casa d7, f3 per dare una via di uscita al re e anche per mettere i pedoni su casa chiara, visto che abbiamo gli alfieri di colore contrario e quindi è meglio mettere i pedoni su casa del colore dell'alfiere avversario, quindi su casa chiara nel caso del bianco, per limitarne l'azione. Shirov torre c4, minaccia un raddoppio di torre sulla colonna c attaccando il pedone c2 debole, c3 basta senza tante storie. Beh, adesso oramai non c'è più niente da fare e infatti i due giocatori si sono accordati per la patta. Bene, una partita che ha un valore storico dal punto di vista di questa variante, per la mossa di Shirov d5. Vi ho fatto vedere, però ci sono vari punti diciamo di interesse teorico. Io personalmente gioco in maniera leggermente diversa, appunto tendo a ritardare l'arrocco, quindi ho un repertorio differente rispetto a quello mostrato in questa partita, ma comunque diciamo è una partita importante per comprendere come la Neidorf, oltre a linee molto tattiche, ha anche linee estremamente posizionali e quindi il suo studio è consigliabile a tutti i livelli di gioco, perché migliorate sia le vostre capacità di calcolo sia affinate la vostra sensibilità posizionale.